Pronto? Ciao, Ciao, dimmi. un piccolo esempio di solidarietà e di, come si può dire, cioè la solidarietà cristiana, la solidarietà che diceva quel signore di prima, no? Che diceva che bisogna avere dei valori. Sì. Allora, stamattina ho avuto un esempio di che forse non si... È il modo più concreto di fare quello che dice, nel senso che a un semaforo vi era una signora che aveva un rosario in mano. Non so cosa che facesse, penso che fosse Dio fare le sue robe e dire il suo rosario, Sì. niente da dire. Però fatalità, che se andavi sì, uno di sei di qui che vado a mandare a carità. Ciò, mi dentro di me, ho detto, questa qua che darà qualcosa, se una, se devo dire, il rosario. Beh, sette cose. Il finestrino è rimasto chiuso. Al che, governo il mio finestrino, e che ho detto, sei una puttana. Perché se questi, i valori che voi inculcate a determinate persone, a me non mi va bene. Ti saluto. Ciao, Ciao. grazie. Io a questo proposito ho un piccolo aneddoto da raccontare. Ero a riparare fotocopiatori con un collega, no? Dalle parti di Castelfranco. E siccome lui mi sentiva parlare molto di solidarietà e di... Adesso prendo sulle telefonate, un attimo solo. Mi ha detto, fermi un semaforo, c'era uno che chiedeva soldi. E mi ha detto, ma perché tu non gli dai soldi? Perché io ho detto, guarda, impara, c'è poi un corteo, mettertelo alla gola così ammanco il terapina. Come fa? E allora te vuoi che mi rapina? Eh sì, ho detto, te la dai che ti schei, perché tanto a me sicuramente non mi rapina. Ciao Mario! Ah, guardate che Mario è appena arrivato e mi ha detto che non ci sono incidenti, per cui lui sarà puntuale, duro, cattivo come sempre. Allora, il problema è questo, se io non faccio la carità è perché voglio che le persone si prendano in mano la responsabilità del proprio divenire. Poi sta a quelle persone che si compiacciono nel vedere le persone sottomesse che decada a fare la carità, perché il corteo che punta a loro è la gola, non la mia. Tanto per essere chiari. Pronto? Ciao. Vorrei sapere una cosa che Dimmi forse... tutto. Dimmi. Le persone della mia età, supero i 60 così, Sì. una volta quando si comprava un figlio, per 40 giorni non si poteva uscire di casa se non si andava in chiesa, no, ma neanche fuori dalla porta della casa. Si doveva andare in chiesa, accompagnati da una persona, aspettare fuori dalla porta che mi arrivassi il sacerdote con una candela e tutto il montare che aveva nelle spalle così, e ti riceveva. Se no, perché io avendo un figlio ho peccato, ho fatto il peccato col demonio. Sì. E allora, io mi domando, e tutti dicono devi avere figli, devi avere figli per così perché l'amore è fatto così, se non hai netto con l'uomo non fai figli, ti fai peccato. Quando potevo aver fatto sto figlio? A te che il demonio indosso, pena che nessuno ti può andare in chiesa. Allora, il mio mi è successo con un figlio, l'altro non sono più andata perché le cose sono cambiate. Ma io domando, nato questo figlio, la donna non poteva uscire di casa e quando, ossia prima della quarantena, doveva fuori dalla porta, aspettare fuori dalla porta della chiesa, che venissero i sacerdoti con una candela e ti benediva, ti benediva, andavi in chiesa, così, e poi quando uscito così, dove potevi andare dove volevi. Perché adesso queste cose da anni non succedono? Perché prima queste cose era peccato e adesso non è più peccato e tutte le cose, centinaia e migliaia, che si sono trasformate così? Perché adesso non vanno più a fare quelle cose? Se prima gli era peccato, perché adesso queste cose, chi le fa queste cose? Non avrà mica fatto Dio, perché se Dio aveva detto così, ci Cara amica sarebbe ancora Gesualdina, oggi queste 100 anni cose. di lotta di classe hanno cambiato un po' il mondo. Buongiorno. Allora, volevo dire a questa amica che queste porcherie ci sono ancora in potenza, però la lotta di classe, il fatto che gli uomini volessero star meglio, il fatto di voler imporre a se stessi, il fatto di non voler più essere messi in ginocchio, essere umiliati, questo hanno costretto la Chiesa Cattolica a comportarsi in maniera diversa. Chiaramente quelli come te, che hanno una certa età, hanno pagato uno scotto molto alto per riuscire a ottenere questo. Altro non adesso.
andare con la candela per la chiesa, un poco più ignobolo. Sì, esatto. Adesso hanno bisogno di soldi. Infatti sono stati dei porci in assoluto. Vediamo un attimo cosa dice Wojtyla, tanto per il nostro amico Andrea. Libertà per i cattolici, Wojtyla al leader russo, difendi la chiesa. In Russia comandano gli ortodossi russi, non comandano i cattolici. I cattolici hanno i miliardi e devono poter costringere la Russia a usare i suoi miliardi, a costruire i suoi orfanotrofi, i suoi centri per riabilitazione della droga, dopo che adesso sta arrivando massicciamente la droga, e così via. Riflettiamoci un attimino. Pronto? Sì, a Cesa cava via i santuari che... Sai, Lili De Mestre, buongiorno. Buongiorno. Sì, a Cesa cava via i santuari che la gente va a chiedere a Grazia, trovi il Moroso, perché tante grazie anche stupide, perché il Moroso penso che ti trovi per strada o che ti conosci, ma insomma, ciao, e vado a mandare anche sta grazia. Sì. Allora, se cava via sta fondamenta e la gente che non è buona a stare da sola e a dirmi trovo il Moroso, bisogna che lavora, mi tiro su le maniche, che la mano non esiste, e se no sono fortunata perché ho chi che pensa per me, ma qui è una fortuna, però sempre sono a larva se mi puso avendo la salute indosso a qualunque persona, perché a tua parte nella vita bisogna che ti affassi, se no ti sei una larva. Sì, anche che ti fassi scuse, che ti dici mico, sì, mico, ma se ti gai aiuto, bisogna che ti stai in piego con i tuoi gambi, sia uomo che donna. Perciò se ti cavi via, sta grazia che si illude di tutte queste grazie che domanda, cosa resta? Come fai a stare in piego? Perché credi, ti sei andato e finito. Viene sempre i maghi, Ecco, beh, chi ha i maghi forse pesa ancora, perché qui che frega schei ancora di più le scarce, ti può andare davanti l'altare, davanti la santa, santa aiutami, perché in sostanza se va solo che domandare, perché dopo ne chieda mica niente a sta santa, e a sti santi, ti va solo che domandare. Ecco, e domandare significa che bisogna che ti abbi bisogno di altri, capisco che sì. Aiuta può essere talmente grande che bisogna che ti vadi perché se aiuta nessuno ti compra e ti può avere anche l'illusione di dire ma insomma tutte le altre stupidità mi trovo amoroso, mi trovo da ridere, ecco, e ora queste persone non sono capaci di stare in piedi, se ti cavi via qui o che speranza che tanto il signor Gadito se ti chiedi in preghiera se sa tuo e ora che vai in pisecca e dice cosa è grazie scarsea. E senti che cavi sti illusioni, come stai? E ora lavori psicologi, psichiatri e via depressione. Sì, sì. Vi saluto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, sì. Vediamo un attimino, vi ricordate quando dal libro dell'Anticristo vi ho detto, vi ho raccontato quando gli anatomisti andavano nei cimiteri per tirare fuori i cadaveri e studiare gli esseri umani? Benissimo. Cadaveri sepolti a casa Franklin. Il dottor William Ewson, che era amico di Franklin, era uno che andava a raccogliere cadaveri per imparare l'anatomia per poter fare pratica e veniva condannato a morte se lo beccavano. Pronto? Pronto? Dime. Scusami, no. Dime. Dica lì a parlare del sumano, mi interessava cosa che vuol dire sumano. Vabbè. Se devi dire che mi serve, lo sai che posso sempre ascoltarti. D'accordo. Vabbè. Ciao. Sumano è Giove senza la luce. È la coscienza del cielo senza la luce. Basta. Chiuso. Punto. Dopodiché sono affari tuoi. Il cielo è Giove. Il cielo senza la luce è sumano. Il cielo senza luce è il lato scuro della luce, che è luce. È il lato nero dove ogni cosa si nasconde, ogni cosa si occulta, dove ogni cacciatore di conoscenza può cacciare in assenza di luce. È la coscienza di Giove con una variabile. Tutto lì. Dopodiché sono famosi i fulmini di Summano nella religione etrusca. Dopodiché Dios. Sì. Il sumano è sopra Tiene e gran fulmini e tuoni lì fra Tiene, vabbè. Valdagno e Schio. Sì, è fulmini, vero? Fra Valdagno e Schio ci sono tanti fulmini e sumano è la coscienza del cielo in mancanza di luce e che si manifesta attraverso i fulmini, attraverso il vento, attraverso la tempesta.
Attraverso le scariche elettriche, eh? Le linee elettriche. Sì. Pronto? No. Sì? Da che religione sei che si vuoi altri? Siamo pagani. Ah, pagani? Sì. Credo che fossi di Geova. No, dai, ah? Così da male da mezza palla. Beh, insomma. Mi sono fatto capire proprio mai allora. Sì, ho capito mai, pensavo. No, così... mi sono fatto spiegare male. Ah. No, Mino, se che me ne interessa, voglio dire... Sì, no, vabbè, dai, ho capito. Capito? Sì, ho capito. Andi pagani. Sì. Ah, ho capito. Vabbè. Va arrivederci. Ti saluto, ciao. Vediamo ancora un altro. Pronto? È pronto, vorrei parlare con il signore in diretta, Radiogamma? Sì, dimmi. Pronto? Dimmi. Signore, non ti sento. Pronto? Mi senti? Pronto? Sì. Volevo chiederti una domanda, volevo sapere cosa tu ne pensavi della pena di morte. Pronto? Sì, ti sento. Mi senti? Vuoi la risposta subito o te la dico, metto giù? No, dimmi adesso. Dipende. Dipende. A me è quello che non piace la tortura. Dipende. Non dipende, mi piace dipende, la però la risposta ambigua. Non mi piace ammazzata. Non mi piace chi ammazza. Pregiudizialmente non sono contro la pena di morte, pregiudizialmente sono contro ogni violenza. Io sono un po' all'opposto, quindi anche perché non sono cattolico, però mi dai la sensazione di essere cattolico a questo punto, di queste cose qua. A me non piace la tortura più che altro, tutto lì. Dopodiché se vado a caccia un animale le stesse cose che tortura. Pensano i cattolici? Cattolici torturavano. È un casino. Ma torturavano in passato. No, anche adesso. Anche adesso torturi, Non ti preoccupare, anche adesso. Anche adesso? Sì, vai tranquillo. Anche adesso sicuramente, però... E solo i cattolici o i musulmani o le religioni liberate fanno questo. I musulmani tagliano le mani, Bene, fanno anche tante altre. Esatto. No, volevo chiederti altre. Una cosa così tanto per sapere il tuo parere, una cosa che mi incuriosiva. Ti ringrazio, però voglio dirti una cosa, Ascolta un attimo, Simeone. Dimmi. In chiesa non ci andare più, per favore, Ma vieni alla fanculo. La fanculo. Sei andato in chiesa ultimamente? Io. In chiesa? Come fai andare in chiesa? Ma dai numeri. Che ormai per spaccare lui è stato che era in chiesa. Lui? Ma tu qua va avanti da un sacco di trasmissioni a sparare la cazzata. Sei mesi che avanti così. Ho capito, sei andato a vedere magari la pala dell'assunto del frate. Buongiorno a tutti voi. Ciao, dimmi tu. Buongiorno, scusatemi la mia voce perché ho mal di gola da ieri sera. Non ti preoccupare. Sono Miranda. Dimmi tutto. Vorrei dire questa cosa perché ce l'ho proprio sul stomaco di Andreotti. Perché ho letto su una parte che quello a lei, cioè ha preso le lauree dentro in Vaticano, ha studiato. Allora io dico, in mezzo a tutta quella gentaglia, se ci fosse una verità quando che siamo morti, se c'è un qualcosa, penso che non avrei fatto quello che ha fatto, non avrei fatto quello che l'uomo ha fatto. Sì, sono d'accordo con questo. Ma è vero questo? Sono d'accordo, questo è tutto lì sorridente, è più è intelligente, l'uomo ha studiato, sa che non c'è niente, un abile truffatore, nient'altro. Sa che non c'è niente, vedi, a noi mi ha incrucato tante cose, però adesso non sa io. No. Però io dico, ma guarda qui infame che ho anche votato qualche volta, che quello vedo, guarda, sono tutti assassini, ma quello ho proprio sul stomaco, che se l'ho davanti, faria proprio la vera assassina. Ma sai, abbiamo sempre fatto degli errori in passato, l'importante è... Guarda il sangue che ha sparso e cosa che combina, allora vuol dire che lui lo sa che non c'è niente. Beh, ovvio. Ecco, questo qua, scusatemi perché ho mal di gola. Vi ringrazio e vi ascolto sempre. Grazie a te. Buongiorno. Ciao. Il problema è che l'oggetto del contendere non è tanto quelli che sanno. Cioè, nell'università, se uno dice che crede in Dio, come minimo li ridono in faccia. L'oggetto del contendere è la gente, cioè la capacità di sovvenzionare la sottomissione. Quello è il vero oggetto. A proposito, ricordate i 7.40. Pronto la diagramma? Scusa, sono Marco. Solo una precisazione. Prima hai letto un articolo di guerrieri là che insomma vogliono che si blocchi lo scambio di copie, no? Il capo di questa insomma armata
da stupidi, no? Che praticamente lui non vuole che si faccia lo scambio di copie perché è un grosso peccato. E era scritto nell'articolo che è divorziato. Sì, è vero. L'hai letto questo? Ma siamo all'assurdo proprio. Almeno fosse stato un cristiano magari bigotto, ma insomma a posto almeno con le regole. Almeno a posto con le regole. È come quello che va a fare la multa e lui ha la macchina truccata o con la marmita magari o senza marmita. Insomma, non so se uno è divorziato questo, ancora fa ancora più ridere. Sì, è divorziato, quindi bene o male, insomma, non so se questo si sente proprio a posto davanti a Dio, insomma, da andare a far la morale agli altri. Poi una cosa volevo dire, avete parlato anche degli ebrei, no? Sì, la signora diceva, credo sia la Lili, e diceva che erano stati schiavi, io ho capito così, cioè schiavi dei cristiani in un certo senso, da 2000 anni, è vero questo, loro sono stati sottomessi, non hanno potuto fare niente, no? No, ma infatti rispetto ai cristiani è vero, ma, certo. Ecco, ma l'accusa più grande che i cristiani muovevano a loro erano di essere dei ciri, esatto. Avevano ucciso. Ma pensati sto popolo, magari infame, perché insomma alle volte non è che mi piacciono molto sti ebrei, comunque vabbè, dai. Sto popolo che diceva che non si poteva neppure raffigurarlo Dio, tanto aveva rispetto dell'idea di Dio, insomma, secondo me è molto più avanti l'idea di Dio che hanno gli ebrei che non quella che hanno i cristiani, perché i cristiani l'hanno visto passeggiare, dicono che Gesù era Dio. Ecco, pensa di sto popolo per 2000 anni come avrà potuto, no, fare le sue pratiche religiose sapendo che Dio non esisteva più perché l'avevano ucciso loro, erano accusati di averlo ucciso Dio. Tutto qua, ciao là. Ciao, quando vedo Tom glielo chiederò. Pronto, Adriano? Sì, buongiorno, Antonio da Padova. Dimmi. Ascolta una roba, mi domando, c'è tanto che mi domando una roba, no? A parte che rispetto sempre ogni religione, purché venga a rispettare anche il pensiero, diciamo, di tutti, ecco. No, mi invece sono abituato a rispettare tutti, sì. Però comunque bando alle chiacchiere, diciamo, no? Mi dico, perché io mai domandavo gli altri... Chi che sta a dare il Big Bang, diciamo, per la nascita dell'universo? Oh, come no? Abbiamo fatto una conferenza su questo. Un uomo con la barba bianca, lunga, molto grosso, un po' cicciotello, no, vero? No, pensava che fosse sta Attila, che ho capito, che Si inventava. Ascolta, buttiamo leggermente su. No, per noi non è da ridere, guarda che noi stiamo buttando in vacca, ma non è da ridere, eh. Per noi è uno dei momenti centrali della nostra dottrina. Appunto, e ora mi dicono, a sto punto, ma non pensate che sia stata una persona molto superiore? No, non solo, ma questa affermazione per noi, questa affermazione fatta a noi rappresenta offesa. Ah, addirittura, va bene. Ascolta, per voi altri potrà essere una offesa, a me però che mi sento una persona che riesce a ragionare o nel bene o nel male, però qualcosa ragiono, mi sento di dire che sei una persona molto superiore a tutti noi, praticamente, che centinaia e centinaia di anni fa. Sì, ti credo, con i piedoni molto grandi, con le manoni molto grandi, una barbona lunga. Vuoi dare anche il numero telefonico che vuoi dirgli che si potrebbe correggere qualcosa nel frattempo? Perché è così bravo, questa persona che ha creato l'universo, l'ha fatto un po' incasinato, però mi sembra che poteva riposare anche l'ottavo giorno. Se no metto sotto e parli sempre di... Giusto, se te me lasci parlare, se no metto sotto e parli sempre di... Metti solo così che parliamo soltanto con Antonio, ciao! Se te vuoi ascoltare il mio parere, buona, se no... Sì, ma abbiamo sentito il tuo parere, però mi devi dare il numero telefonico di questa persona, almeno l'indirizzo! No, ascolta... mettendo a sto che lato a te parti. Scusa, questa persona è maschio o femmina? Poi non l'ho mai capito. Secondo me ti mettendo a sto che lato a senza, diciamo, ascoltare anche i pareri degli altri. Sì, certamente, però devi dimmi se è maschio o femmina. Ascolta, che i capelli ha oppure no? Non importa, lei te saluto. Ciao. Di che senso è? Dove abita? Il problema è questo. Queste persone non si rendono conto che il loro pensiero rappresenta offesa in sé. E non è che rappresenta offesa a me non mi interessa più di tanto, rappresenta un'offesa a 3 miliardi di persone che hanno ammazzato come bestiame per imporre la volontà esterna creatrice. Noi abbiamo sempre detto che la volontà di trasformazione è nel mondo e nelle cose e negli oggetti, non in una volontà esterna. Il fatto di voler affermare l'esistenza di una volontà esterna rappresenta orrore e bestialità rispetto a tutta l'umanità, una cosa alla quale bisogna rispondere in maniera veramente forte, veramente decisa, perché questa è bestialità. Cioè non si può ancora andare avanti nel 1998 dopo 3 miliardi e rotti di morti con questo tipo di affermazioni. Queste affermazioni rappresentano offesa in sé, rappresentano offesa alla vita o offesa all'intero genere umano. Sono la base su cui sono stati costruiti i campi di sterminio, sono la base su cui è stata costruita tutto l'orrore che assistiamo. Ultima telefonata prima di lasciare gli studi a Mario. Pronto?
Pronto, radiogramma? Sono io. Dimmi. Come mai non avevi mai nessuno che contraddice le vostre idee? È sempre lì che perché questo è il livello di contraddizione che troviamo. Cosa? Questo che hai sentito adesso è il livello di contraddizione che troviamo. Appunto. Cioè, no, loro te dice, o te, te metti in zenocio o continui un parlemo. No, sì, voi altri che dici che hai vinto o che te tasi o che te salvo il telefono e dopo va finire di il telefono. Vabbè, se sei convinto di questo, va bene. Quando telefonerai a Radio Vaticana, prova a vedere come rispondono loro. Ma così, andiamo a parlare quella volta, la radio, per il telefono anche a Radio Vaticana, direi che te se l'ho, se sei inteso. Cioè, se ti comporto come voi altri. Comunque, se proprio da non ascoltare le persone che nascono in tolleranza, no? Portatemi Dio. Cosa? Voglio vedere, gli voglio parlare. Dammi linea trasmissione. Ciao, c'è una linea trasmissione vostra che vengo a fare un po' di contraddittorio, no? Tutti i vostri discorsi senza. Siete voi, non c'è nessun problema. Va bene, dai. Ok, ciao. Ciao, ciao. Basta con le telefonate, non prendiamo più telefonate, sennò giustamente Mario si arrabbia, anche se abbiamo ancora 2 minuti di tempo. Allora, ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ripeto, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Se vuoi prendere... No. E vi ricordo ancora che la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e che ritorniamo in onda alle ore 19, fra 19 e le 20, parlando di Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Per quanto riguarda un eventuale contraddittorio o contrapposizione, per me sta sempre bene, però vi dovete prendere quello che io vi do. Cioè, se voi vi rivolgete a me, sapete che vi rivolgete a Claudio Simeoni, che è un meccanico, apprendista stregone e un guardiano dell'anticristo. Non vi potete permettere di rivolgervi a me come vi rivolgete al prete o come vi rivolgete alla beghina o alla donna che non si può difendere. Se vi rivolgete per me e volete scontrarvi attraverso idee, attraverso contrapposizioni, vi scontrate con un meccanico, apprendista stregone e un guardiano dell'anticristo. Per cui chiunque vuole dire io voglio entrare in trasmissione con te, voglio entrare in contrapposizione con te, tu ti rivolgi a me, cioè tu ti scontri con me, tu sai chi ti trovi davanti. Chiaramente più che altro che devono argomentare, non portare semplicemente sì, opinioni fatte così, argomentare. Perché non è possibile che delle persone vengano a dire a me tu devi metterti in ginocchio, tu devi credere in Dio, tu devi credere nella volontà creatrice. Questo è offensivo, è un'offesa, ma è la più atroce delle offese, sta alla base dei campi di sterminio. Vi rendete conto di questo? Non è accettabile questo tipo di affermazioni. Davis è stato buonissimo nei confronti di quella persona che ha telefonato, perché il suo atteggiamento è vergognoso, è vomitevole. È lo stesso atteggiamento di Wojtyla con cui ha costruito la mafia finché le donne non potessero abortire in Polonia. È una cosa veramente vomitevole. Per cui ricordatevi bene, se volete scontrarvi con me, io sono disponibilissimo, però voi sapete che avete davanti un meccanico apprendista stregone e un guardiano dell'anticristo e io non lascio spazio per niente. Bene, a risentirci alle ore 19, leggerò Gesù di Nazareth, l'infamia umana, credo che passeremo a Luca o a Marco e parleremo, credo, Carlo Magno e il suo capitolare sassone.